Daniele, intanto di tu questa vittoria. Sei entrato, l'ha evidenziato anche il mister, è entrato a 2000, la punizione procurata e poi questo splendido assist. Sì, no, sono contento di come sia andata. Sicuramente ero pronto per giocare, non vedevo l'ora che arrivasse il mio momento. Sappiamo che io ho anche dei trascorsi a Trieste, quindi era una partita a cui tenevo particolarmente. Sono contento sia andata così perché ce lo meritiamo come gruppo. Venivamo da un momento difficile e penso che questo sia il modo migliore di chiudere l'anno, di prepararci alle 18 partite di ritorno nel migliore dei modi. Andiamo a trascorrere un po' di tempo con le nostre famiglie, venendo da, ripeto, una gran vittoria. Ti aspettavi da subentrante che la partita potesse cambiare, insomma, c'è stato un primo tempo sottotono generale. Sì, c'è da dare merito anche alla Triestina, penso che oggi abbiano fatto una partita agonisticamente perfetta, sono passati in vantaggio, poi hanno pensato un po' a difendersi, però io avevo la sensazione che facendo un gol la partita potesse cambiare. È stato bravissimo Sassà a trasformare la punizione, poi è arrivato il gol proprio nel finale. Sì, speravo che potesse andare così, è andata nel migliore dei modi. Rivediamo un po' il gol, cioè mancava veramente pochi secondi, si poteva pensare che fosse finita, invece. No, la squadra ci ha sempre creduto, anche quando abbiamo fatto gol, le prime parole che ci siamo detti tra di noi erano proviamo ad andare a vincerla perché il calcio non si sa mai, cambia tutto in un attimo. C'è stata un'azione forse anche un po' confusa dove siamo stati bravi magari a non lanciare via la palla e provare a metterla in aria. Ci sono stati un paio di passaggi, poi in modo anche forse un po' rocambolesco è arrivata la palla a Ciccio. Io mi sono inserito, è stato molto bravo Roby a premiare il mio inserimento e poi la mia prima idea era magari prendere un rigore, infatti la prima volta che ho sterzato era perché pensavo potesse entrare il difensore in scivolata, e invece si è fermato, poi ho messo la palla in mezzo e per fortuna c'era Piscopo che l'ha buttata dentro. La partita di oggi, insomma, è stata appunto caratterizzata dai subentranti, è la dimostrazione che c'è un gruppo di tutti i titolari. C'è un gruppo di tutti i titolari e c'è un grande gruppo, veramente stiamo bene insieme. So che queste parole si sentono spesso nel calcio, ma veramente siamo un gruppo unito. Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo. Abbiamo passato dei momenti difficili, ma tutti insieme oggi volevamo dare un segnale forte. Questo può dare può essere una ripartenza anche se c'è la sosta della vostra stagione. Assolutamente, deve essere una ripartenza, dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato oggi. Abbiamo già buttato troppi punti, siamo una squadra forte, come hai detto tu, tanti possono fare i titolari, c'è grande spirito di competizione, ma anche grande unione tra di noi e questo alla lunga darà i suoi frutti. Facciamo gli auguri per chi è a casa. Assolutamente, auguri a tutti, auguri ai nostri tifosi, auguri a noi, a voi e alle vostre famiglie.